Volevo sapere quando io qua in fondo alla pagina, cioè in mezzo alla pagina, c'è scritto voce, che cosa vuol La dire? voce vuol dire che potresti anche parlare con quella senza parlare con la radio. Ah, fa un esperimento, io, per vedere che cosa Un'altra volta, sentono. quando fai la lezione a loro, tu invece di usare Skype puoi usare benissimo quello. Ah, vabbè, Ok, faremo una Carlo, puoi prova. anche iniziare. Ciao a tutti e Ok, grazie, cominciamo la grazie. prima lezione con il nuovo sistema. Oh, Ok, ok, vai Carlo, sì. perdonatemi se magari perderò un po' di tempo qualche volta perché devo imparare proprio a gestire bene, a entrare da una parte o dall'altra, a caricare le mani, eccetera. Comunque, vediamo le mani di questa sera. Dunque, cominciamo dalla prima. Allora, Nord apre un senza, Est dichiara passo e Sud dichiara tre senza. E così potrebbe essere andata in quasi tutti i tavoli. E adesso vediamo un po' che cosa succede in questa mano. Attenzione. Aspetta Carlo un attimo, scusa un attimo, non mi fa stare più dentro. Allora, le prime due mani sono due mani praticamente sorelle. E cominciamo, vediamo dalla prima. Cioè, qual è l'attacco tecnico da parte di Est? È normalissimo, avendo asse e quindi non avendo riprese laterali, attaccare di piccola pista. Ora c'è chi attacca con la più piccola, c'è chi attacca di quarta carta. Comunque l'attacco normale è piccola pista. Attenzione, in questa mano molti di voi, non uno o due, ma molti di voi hanno commesso un errore incredibile. Lo stesso errore che è stato commesso anche dal robot in questa. Carlo, scusa un attimo, dobbiamo un attimo cominciare perché dall'altra parte dove la volevo fare non mi prende le carte, quindi devo, scusa, la dobbiamo ricominciare un attimo se non ti dispiace. Sì, che Ok. cosa dobbiamo fare? No, volevo fare la registrazione con dall'altra parte vedendo Sì. le cose. Invece, aspetta, schermo. Devo tornare indietro io? Sì, però facciamo di nuovo anche la registrazione, altrimenti viene poi male. Va bene, allora io vado Aspetta, indietro. condividi. Volevo fare con... Ok, aspetta. Ok. Allora, ricomincio la dichiarazione. Nord apre senza. Est dichiara passo e Sud dichiara tre senza. Tutti passano e l'attacco da parte di Est per lo più è stato di piccola picche. È giusto tra voi, in realtà, guardate che se uno attacca di asso o re di picche, anche vedendo la dama seconda, non ci guadagna niente. Allora, l'attacco è di piccola picche. Supponiamo che Est abbia attaccato da asso re di picche. Come vedete, il fante terzo di picche blocca comunque il colore. E quindi non è che ci guadagni. Qui bisogna attaccare di piccola picche, che è l'attacco tecnico normale. Anche se il compagno dovesse avere due cartine, ecco, metterà una cartina e dopo c'hai il collegamento, c'hai il passaggio con l'altra cartina per eventualmente se c'è la ripresa, deve averla il compagno. E poi potete comunque battere il contratto se le picche sono divise. Il problema del dichiarante è questo, che chi è stato basso è soltanto un'illusione ottica, quella di sperare che il 10 e 9 in mano possano far presa. È un po' improbabile. Cioè, per fare presa bisognerebbe che Est avesse attaccato di piccolo da asso elefante, ma allora anche la dama fa presa. La questione è che se non passate la dama, non c'è nessuna figura che vi fa vincere. A meno che Est non abbia attaccato di picco avendo asso e fante, ripeto, ma allora anche in quel caso passare la dama era la linea vincente. Quindi questa mano qui, chi è stato basso, poi alla fine si è trovato che praticamente a ovest, vediamo, stando bassi, ovest mette il fante, e come vedete adesso non fa nient'altro che ritornare ai picchi e gli avversari si fanno le prime 5 prese. Certo, dopo le reclamiamo tutte, però siamo andati in down. Mentre invece passando la dama di picche si manteneva il contratto con la sua re. Va bene? Quindi era soltanto questo qui il problema. Guardate che questa figura qui, dama seconda da una parte, 10 terzo, 10 9 terzo dall'altra parte, non è una cosa rarissima. Capita, io per quello l'ho caricata proprio perché ho visto molti fare questo errore qui. Vediamo la mano numero 2 che assomiglia alla prima.
Vediamola. Allora, la magnitudo 1, 2, est ha un senso, sud dichiara passo, ovest dichiara due fiori, farà Steinman, nord dichiara passo, est dichiara due quadri che non ha quarte nobili, sud continua a dichiarare passo. E ovest che ha 10 punti con due assi e due fanti è normale che dichiari 3 senza. Ed è il contratto finale. Come nella mano precedente, voi vedete che anche qui, certo che uno potrebbe fare attacchi particolari, ma attaccare di piccola, dove avete un seme quinto, re dama quindi, è abbastanza naturale, è normale. Qui si attacca di piccola, cioè si attacca con la quarta carta va benissimo, oppure con la piccola. Il problema passa al dichiarante. Attenzione, come nella precedente, qui se uno sta basso si deve porre la domanda: ma quanto mai guadagna stando bassi? Quando si guadagna? Mai. Non c'è nessuna figura che vi fa guadagnare stando bassi. Anche se voi state bassi e Nord dovesse avere il re o la dama, lo passa e il suo compagno che ha dama 10 le farà tutte poi ugualmente. L'unica figura che vi può eventualmente che può aiutare il dichiarante è quello che sud se sud attaccato sotto re dama e passare alla piccola è un errore perché finisce che magari nord si trova con il 10, passa il 10 e qui che cosa è Che è successo? Sono successo? saltato. Ho perso la connessione. Ross, mi senti? Io sì, benissimo. È che non No. c'è più niente nel tavolo? Sono saltato. Non so come mai. Da Bibio? Sì. Prova ad entrare. Adesso entro. Scusate, aspettate. Con questo Mi vai nuovo votando, BBO purtroppo bisogna avere pazienza finché non impariamo bene. Mi sa che non sei saltato solo te, perché vedo che anche Eva, che stava lì a guardare. allora, qui. Era sicuro di essere connesso, certo che sono connesso. Questo non mi fa entrare adesso, eh? Ma guarda che roba. Oh, sto entrando con il loro nuovo, mentre prima dicevano, vabbè, con il vecchio, adesso sto entrando con il nuovo, ancora ci sono delle difficoltà. Ma tu guarda che roba, niente, oh, non c'è. Cosa devo fare qui? Vediamo. Mi sa che è caduta parecchia gente perché vedo che stanno entrando parecchi. Mi sa che c'è stato qualcuno che Quindi c'è. faccio copy, bridge, proviamo un po'. Non hanno server che non hanno potenza sufficiente, via. Non vengono. Notable phone. E allora? Riesce a entrare? Strano poi perché comunque sei collegato, perché come sei collegato? Sono pure collegato, ma qui siamo proprio disgraziati, Allora, mi viene la nausea a me. niente, non vuole. Vado a scappare via tutti. No, sono tutte ancora qui, Carlo, non ti preoccupare. Mi raccomando, chi mi sente, potete anche parlare in questo momento, potete aprire anche l'audio, se volete dire qualche parolaccia. Ah, che roba, oh. Ce la fai, Carlo? E pensa che Guarda, io vedi, so, anche vediamo. Emilio 1 era caduto, quindi. Adesso mi farà entrare. Ora secondo me è caduto qualcun altro pure, non solo tu. Ecco, adesso un attimo solo che ricarico le mani.
pratica di segnamento è che devo sedermi qui in tutti e quattro i posti, uno, due, tre e quattro. Ok. Allora, eravamo arrivati alla mano, praticamente era la mano 2. Ecco qui, e carico la mano. Allora, come dicevo, questa mano qui ha tre senza, Aspetta un praticamente attimo, Carlo, che io adesso non ci sono più, il aspetta. contratto finale era tre Carlo? senza. Aspetta, Va. Carlo? Scusa, che Sì. adesso non ci sono più io, devo venire io. Aspetta, devo staccarlo, non c'ho. Qualcuno mi manda un. Aspettate, scusate, non ci sto più io adesso. Dentro. Uff, mamma mia, guarda, persone. Persone, vediamo a chi posso stare vicino. Vediamo chi c'è. Che posso andare vicino al tavolo che sta Cosa è dietro. successo? Ma che ne so? Comunque credo che sia caduto qualcun altro. Vediamo un po' chi c'è. Strano Rosalba, io non ti vedo. Devo qualcuno che mi scriva a me sulla che mi scriva perché io non riesco, non trovo Carlo, non ce l'ho, non lo riesco a avere tra gli amici, quindi non riesco ad andare al tavolo di Carlo. Allora, vediamo, aspetta, adesso io ti saluto, che Ah, ecco, qualcuno. aspetta, aspetta, vedo che vado al tavolo di Unizia al tavolo di Fabio. Ok, Unizia, Vabbè, eccomi qua. io ti ho salutato qua, Eccomi qua, perché eccomi se qua, eccomi avevi qua. Ecco, bisogno di questo. non ho fatto. Ok, aspetta. Ma tu guarda questa versione del cavolo. Ecco, vabbè, avanti. Ok, Carlo. Continuo? Sì. Allora, come dicevo, questa mano qui, allora. Qui est apre di un senza, sud dichiara passo, ovest dichiara due fiori, ripeto un attimo veloce la dichiarazione come la da prima, est dichiara due quadri, sud dichiara passo e ovest conclude a tre senza. Allora, quello che volevo far notare era questo, che anche come nella mano precedente, quando qui c'è l'attacco di piccola fiori, è sbagliatissimo mettere la piccola perché non c'è nessuna figura che vi fa vincere. Con quelle carte lì bisogna passare la donna sperando che sud abbia attaccato di piccola sotto redato. Se per caso nord dovesse prendere, vabbè, allora liscerete, prenderete a fiori al terzo giro e dopo farete il vostro gioco sperando di aver fatto la linea giusta. Ma è un errore tecnico mettere la piccola alla prima carta, perché non c'è nessuna figura che vi fa vincere. Ecco, questa era quello che volevo dire. Bene, passiamo alla mano 3, per non. Vediamo un po'. Mano numero 3. Allora, mano numero 3, dichiarante sud, che dichiara passo. Ovest, apre un senza. Nord dichiara passo e anche in questa mano qui est dichiara tre senza. Le dichiarazioni sono abbastanza semplici. E l'attacco di nord, vediamo, è di piccola cuore. Ora, attenzione, questa mano qui, anche qui, ci sono state molte vittime. Voi vedete che in questa mano avete sicuramente due prese di cuori e due prese di fiori. Dopodiché avete praticamente sette carte dove avete tutto tranne il re a picche e sette carte dove avete tutto tranne il re a quadri. A picche e quadri sono i semi che vi possono produrre le prese che vi servono per arrivare a tre semi. Da dove si comincia? Ora, ci sono quelli che giustamente hanno listato il più giro di cuori e fino a qui ci sta. Qui è tornato cuore e avete preso l'asse. Il scopo di lisciare è quello di cercare di tagliare le comunicazioni tra gli avversari. Ora, attenzione, quelli che hanno giocato quadri, che hanno cominciato a fare passaggi perché si trovano di mano, ecco, non hanno tenuto conto di questo particolare. Adesso sud può prendere,
insiste fuori. Poco praticamente adesso qui scatteranno a fiore eccetera, dovrà per forza di cose fare anche la pasta di picche e alla fine andrà down perché anche la pasta di picche va male. Ora in questa mano qui torniamo indietro perché la cosa è abbastanza, sono abbastanza consuete queste mani, vi capitano spesso. Dovete decidere da quale colore cominciare e tutta la decisione dipende da chi pensate che possa essere lungo a cuori? Ecco, partite dal presupposto che quello che è attaccato a cuori, normalmente quello che attacca di piccola, è quello che ha la lunga. E allora, se effettivamente è quello che ha la lunga, allora, preso a cuori a secondo giro, non bisogna giocare la pasticuale. Voi giocherete la pasticuale, adesso dovete cominciare dalle picche, perché se a picche vi va male, non ha alcuna importanza, no, continuerà a cuori, ma poi, successivamente, farete quello Ok, di grazie. quadri quando sul di cuori non ne ha più, a meno che le cuori non siano divise già di natura 4-4 fin dall'inizio. Va bene, Quindi per ok. queste carte qui si va al morto con la fiori. Ciao. Carlo, scusa, mi ha telefonato Ninko, dice che tu forse sei entrato invisibile perché non ti vede. Quindi però ormai Ah, sta ho capito. dentro. Porca miseria, anche questa adesso. Quindi vabbè, ormai pazienza. Vabbè, è la prima, dai, su, primo. Stasera è tutto così. No, Mefisto dice che sono visibili comunque. Allora, vedete, adesso fatto una base di picche che va male. Allora, no, adesso potrebbe continuare a cuori, oppure può continuare a fiori, o a qua. Vedete che le difficoltà ora non ci saranno più. Mettiamo che torni a cuori. Poi prendete pure con i piedi fuori. Qui ci potete scattare tranquillamente. E adesso venite in mano con la picche e fate pure la parte di quadri. Ora sì che potete fare la parte di quadri tranquilli, perché anche se sud dovesse prendere, i casi sono due, o ancora a cuori, e allora le cuori sono divise 4-4, oppure non ne ha più, e se non ne ha più, meglio per voi, perché potete reclamare tutte le prese. Chiaro? Quindi questa mano qui bisogna cominciare, avevate due semi più o meno equivalenti, equipotenti, ecco, però dovevate decidere da dove bisognava cominciare. Mano numero 4, vediamo qui. Allora, vediamo questa. Allora, sud-ovest dichiara passo, nord apre fiori. Est dichiara passo, sud dichiara un quadri, nord dichiara un picche, est dichiara passo, e come dire, adesso sud può dichiarare le cuori, tanto sa che nord le cuori non le ha, oppure come è normale che sia, dichiara tre senza. Come dire, questa mano qui è normale giocare il contratto di tre senza. Poi, ovest c'ha l'attacco, il suo attacco naturale di piccola dal seme quinto di fuori. Non ci sono dei motivi per non farlo. A meno che il sud non dichiari le cuori, allora potete decidere diversamente. Ma altrimenti l'attacco a cuori è normalissimo dal nove di quinto. Ora, questa mano qui, fate molta attenzione, è facilissimo cadere nella trappola qui e andare sotto in questo. Mettiamo che est metta la dopo. Ora qui moltissimi con l'illusione ottica o soprattutto per il fatto che questo si unisce hanno preso colasso di cuori. Hanno preso colasso di cuori, adesso si rendono conto che per fare la mano bisogna per forza passare per le quadri e hanno giocato quadri. Ovest piscia, non ha motivo di coprire, est prende colasso e ritorna a cuori. Ma guardate cosa succede adesso. Mette 10, ovest prende con il e continua ancora con il, può continuare con 9 o con 8 e fra poco quando il dichiarante troverà adesso a diciamo che qui scarta le picche, qui vince, però quando tenterà adesso di affrancare le quadre, vedete che ovest adesso ha la possibilità di prendere con il re e
e incassarsi dei due cuori vincenti. Anche questo è una mano che si è battuta se Sud gioca male, perché il gioco di Sud, adesso ve lo faccio vedere subito, è quello di non prendi, cioè quello di lisciare il primo giro di cuori e anche il secondo. Adesso ve lo faccio vedere. Vediamo. Ricarichiamo la mano, se me lo consentono. Vediamo. Niente, qui devo tornare indietro, ecco qui. Un russo. Ehi, Paola. Qui seleziona, la ricerca della mano, numero, accidenti, anche qui adesso si è che quanti problemi che dà questo nuovo. Allora, uffa, ci vorrebbe un amico qui. che è successo, Carlo? Non riesco a caricare la mano. Vai sul conto. Sul conto, vai. C'è Daniela che mi aiuta qui. Sì, lo so, Daniele è brava. Va bene, allora qui 4 l'ho ricaricata di nuovo. Poi diventeremo bravissimi, Carlo, dai, la prima Mamma volta. mia, che roba! Cioè, è una sofferenza, perché qui, mentre con la mano di prima si riusciva. Allora, vi faccio vedere. Allora, questa mano è il contratto di, allora, ovest dichiara passo, nord apre di fiori, sud dichiara un quadri, eccetera, eccetera, nord dichiara un pic e sud dichiara tre senza. Questo è il contratto. Allora, l'attacco piccola cuori di questa mano, di 3 o di quarta carta, con queste carte qui, Madonna, bisogna metterla piccola. Questo è il, per vincere dovete fare, dovete tagliare le comunicazioni tra gli avversari. Se le cuori poi sono divise, certo, voi farete soltanto 3 senza o 3 senza più, quando gli avversari, quando in altri tavoli potevano farne addirittura di più. Però per assicurarsi il contratto, qui fuori, bisogna mettere la piccola ancora. Vincerà con il re, ma a questo punto qui si sì, cosa facciano? Come vedete, tra poco non ci sarà, anche se qui dovesse continuare ancora cuori, qui potete scartare un fiore, picche, e adesso giocate con il re. E qui il problema è completamente diverso da prima, perché come vedete, se Ovest prende con il re e continua cuori, poi non ha più ingressi e quindi non riuscirà più a fare prede. Se qui sta basso, come prima, vedete che Est può prendere con l'asso, ma di cuori non ne ha più. Quindi adesso probabilmente giocherà o picchi o fiori, qualsiasi altra cosa, e di grande ha tutto il tempo per affrancare le quadri, avendo il controllo di tutti i segni. Quindi vedete che a volte bisogna lisciare, pur avendo l'asso fan dei 10 quarti, bisogna lisciare per mantenere le comunicazioni. Ok, passiamo mano numero 5. Fa poco vedere che ci sono poi le mani sono un pochino più complicate, ma vediamo queste. Anche qui ci sono, ho visto il GIB, il robot fare una cosa assurda, così come alcuni di voi hanno commesso un errore. Vediamo. Qui Nord apre di un picche, Est dichiara passo, Sud dichiara due fiori, Ovest dichiara passo. Ora qui ci sono diverse scuole, c'è chi ha dichiarato le quadri oppure chi ha dichiarato le picche. In ogni caso, sul forzando del compagno, io ho visto per esempio il GIB in questa mano qui ha dichiarato tre picche. Posso anche essere d'accordo, diciamo che quelli che hanno dichiarato tre picche hanno detto di avere la monocolore, hanno nascosto certamente la quarta di quadri, però comunque hanno detto di avere una mano forte, perché su due fiori forzando a mancia del compagno. I salti si fanno soltanto quando uno ha un seme chiuso o semichiuso, cioè lo gioca praticamente da solo. Ora che cosa è successo? Che i giocatori sud, quando
Qualcuno ha chiesto agli assi e sono praticamente confidando sul fatto che le picche fossero belle, ha chiesto agli assi. Passo no, ha detto che di assi ne ha due perché c'è assole di picche. E sempre si intende, cioè ne ha detto cinque volte perché ha due assi, considerando il re di picche un asso. Naturalmente, Sud, confidando sempre sul fatto che la seconda dichiarazione di Nord è stata tre picche, quindi con una mano forte, eccetera, quindi deve per forza di cose avere punti fuori, è andato lo stesso a sei picche. E fra poco vedremo che questo si fa. Poi non bisogna commettere un errore banale. Vediamo, speriamo che l'attacco sia qua. Qual è l'errore che viene commesso in questa mano? Voi vedete che questa mano c'è. Probabilmente c'è da pagare l'asso di fiori, non c'è dubbio, a meno che non commettono gli errori di lisciare la presa di fiori. Ma poi qual è il problema? Che bisogna fare un passo alla dama di picche. Ora, io ho visto per esempio alcuni di voi, e compreso il robot, fare questo errore, hanno preso a cuore e hanno battuto un pezzo a picche. Questo è un errore tecnico. Perché? Perché quando uno batte in genere, quando uno batte l'asso, che cos'è? È una precauzione contro l'eventuale dama secca alla sua sinistra. Cioè, se esta la donna secca di picche, battendo l'asso gli mangio. Però questa è una precauzione contro la dama secca che si verifica rarissime volte. Cioè, devono essere le picche 4-1 e est deve avere soltanto la dama secca e il suo compagno deve avere quattro cartine. Ma quando le picche sono 4-1, vi posso assicurare che 4 volte su 5 la dama è nel mucchietto dove ce ne sono 4, non dove ce n'è una sola. Quindi qui chi ha battuto l'asso di picche, poi è andato al morto per fare una pasta di picche. Ora, se trova la dama quarta di picche, ha perso uno slam che invece aveva in mano, aveva già in tasca. Questa mano qui bisogna farla una pasta di picche, ma senza battere un asso, senza battere nessun onore. Il discorso sarebbe stato diverso se ci fossero state tre cartine di picche al morto e asso elefante 10 quinti in mano, sempre con 8. Ora sì, si poteva battere l'asso, ma perché avevate poi, sempre avendo gli ingressi, il modo per poter fare l'impasto di picche altre due volte. Invece qui, battendo l'asso, finisce che l'impasto di picche lo potete fare una volta sola, perché ne avete una sola al morto che ne rimane. Quindi è un errore tecnico battere l'asso. Qui non si batte l'asso. Torniamo indietro, quindi si giocherà, molto probabilmente si giocherà dopo, quindi non si batte l'asso, quindi lungo, lungo, di nuovo. Ecco, dopo aver fatto la presa con re di cuori, diciamo che si può giocare fiori e andare molto sperando che gli avversari liscino. Ovviamente qui non lisci, mette l'asso. Mettiamo che giochi ancora fuori. Ora prendete con l'asso e fate la pasta. La pasta di picche deve andare bene, è chiaro che se la donna di picche è in est, pazienza, andrete sotto, però con 8 carte, quindi andate a morte ancora con l'asso di 4 e avete ancora la possibilità di fare la pasta di picche. E lo fate un'altra volta. A questo punto, visto che è andato bene, battete asso e picche e reclamate il vostro contratto. Ripeto, con queste carte qui, battere prima l'asso è un errore. Mano numero 6. Dunque, vediamo questa. Adesso tocca a est. Apro senza, alla quinta di fiori, ma 5 per 2 bilancia, Sud dichiara basso, Ovest dichiara due fiori, Staima, no, passo, Est dichiara due quadri, Sud dichiara ancora passo, e Ovest dichiara tre senza, ad 11 punti, quindi. Cioè a 13 punti, quindi va benissimo. L'attacco di Sud è normale, l'attacco di piccola picche, avendo quindi dama 9, 8, 15, piccola picche.
Attenzione, guardiamo come va questa mano. Qui si vede la pipa del morto, nord passa l'asso e noi discutiamo. Nord passa il fante, continua con il fante. Ancora est sta basso, sempre cerca di tagliare le comunicazioni e soprattutto di sapere come sono messe le picche. Attenzione, qui ho visto alcuni sud commettere un errore, perché qui stare mettere la piccola è un errore tecnico, anche questo. Noi sappiamo che nord di picche non ne ha più, cioè che il re di picche ce l'ha est. Questa mano qui, sul fante di picche, bisogna vincere con la dama e insistere a picche. Adesso sì, avete affrancato le picche e avete l'asse di quadri di ingresso. Adesso nord di picche. Ecco, che si fa adesso? Se il controgioco è andato così come doveva andare. Ora tocca al dichiarante. Il dichiarante sa che sud ha due carte di picche franche. Se per caso sud sa l'asso di quadri, giocando quadri questo contratto viene condannato. Ora io capisco qui la solita questione se micio, cioè in duplicato sicuramente bisogna fare i conti in questo modo qui. Attenzione che giocare quadri si corre il rischio che sud prenda con l'asso e si incassi le due picche. Ma c'è modo di fare mantenere il contratto? Beh, qui avete, vedete che avete praticamente tutto a cuori, asso, re, dama, fante e altrettanto avete a fiori. Però c'è questo particolare, che se non giocate quadri, per il potere incassare le fiori, non è possibile incassare 5 fiori e 4 cuori, non è possibile incassarle, dovete per forza, visto che le quadri non le volete toccare, dovete per forza di cose mangiarvi un onore, o a cuori o a fiori. Quale sceglierete? Beh, qui la risposta è semplice. A voi servono, se voi fate 4 prese a cuori, farne soltanto 3 a fiori, sommata la picchia arrivate a 8. Mentre invece se riuscite a fare tutte e 5 le fiori e la picchia, con la picchia fate 6, vi bastano 3 prese di cuori per arrivare a 9. Allora ecco che qui, fatto questo, bisogna sbloccare le... scelta fatta perché a fiori fate più prese, tutto sbloccate le fiori, adesso venite in mano con l'asso fuori, vi incassate le fiori e chiaramente qui sulle fiori vi potete anche sbloccare le quadri. Vedete che se per caso l'asso di quadri lo ha nord, non avete compromesso mica nulla, compromettete molto poco. E qui scappate i quadri. Incassate anche l'ultima fuori. E adesso praticamente vi mangiate il fante di cuori, la donna, perché vi bastano 2 pesi di cuori per fare il contratto. Se poi praticamente l'asso di quadri fosse ancora in nord, vabbè, e non ha più cuori, vabbè, allora a quel punto lì, chiaramente, se giocate quadri farete la prete più, però vedete che vi siete assicurati comunque le nuove prese incassate le vostre 5 fiori, 3 cuori e la picca iniziale. Bene, mano numero 7. Adesso vedete che devo caricare le mani una a una. Vediamo. Dunque, allora, qui sud, con la tricolore, c'è chi ha perso di un quadri, c'è chi ha perso di un fiori. Ora qui la questione è abbastanza controversa. Io preferisco di un fiori, a meno che quando avete la tricolore il singolo non sia quello di picche. Perché se il singolo è di picche, potete aprire tranquillamente di un fiori, perché poi se il compagno si dice un cuore, noi possiamo dire un picche. Infatti è quello che succede. Comunque, che qui chi ha piatto fiori di un quadri cambia poco, ovest dichiara passo, nord dichiara un cuore, est dichiara passo e sud dichiara un picche. Ovest dichiara passo e come vedete adesso tocca a nord. Nord sa già che ha una manona enorme,
il compagno aperto, certo potrebbe non avere le fiori, ma sicuramente ha le picche. Quindi, come dire, adesso Nord può prendere l'iniziativa, può chiedere gli assi. Certamente sarebbe utile invece che dicesse a compagno che è forte e per fissare la tu picche, perché sarebbe interessante sapere anche se c'hai il re di picche. Infatti, con quelle carte lì si dichiara due quadri, quarto colore pesante, est dichiara passo, sud dichiarerà tre quadri, perché ha la pure, ovest dichiara passo, e nord dichiara adesso tre picche. Ora, questo tre picche sicuramente è mano forte. Perché? Perché dopo aver fatto il quarto colore forzante, adesso sta fissando che si gioca a picche. Non lo poteva fare prima, perché se, dire su un picche, se avesse detto tre picche, sarebbe stato semplicemente una mano invitante. Quindi adesso ha dichiarato di avere la mano forte, sta fissando che si gioca a picche, e sud adesso è autorizzato a fare le sue cubine. Comunque, in questa mano qui, tra poco vedremo che poi adesso su tre picche sud, anche pur avendo il minimo, adesso può dichiarare, ma diciamo che dichiara tre senza, proprio per indicare che non ha una cosa particolare, poi c'è un asso solo. In ogni caso, vedete, passo, no, può chiedere gli assi, soltanto che adesso, quando chiede gli assi adesso, riceverà la risposta non soltanto tenendo conto degli assi quelli con la A, ma tenendo conto anche perché entra in gioco anche il re di picche. Infatti, sud adesso su 4 senza dichiara 5 cuori perché di assi ne ha 2, perché come dire, c'è l'asso di padre, ma anche il re di picche, che è un'informazione non irrilevante. Infatti, può andare a 6 picche. Vediamo come si gioca questa mano. Speriamo che ovest non ha un motivo particolare per non attaccare di singoli fiori. Attenzione, nello slam attaccare di singolo è sempre un attacco molto aggressivo. E sarebbe sufficiente che il compagno avesse l'asso per battere il contratto. Spesso capita questo. E mettiamoci nei panni del dichiarante. Come si giocano queste mani? Dunque, voi contate 4 prese a picche, 2 prese a cuori, 2 prese a quadri e almeno 3 prese a fiori. Quindi 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11. Quindi anche contando soltanto le teste arrivereste a 11. Come si fa a farne 12? Beh, qui subentrano, entrano in gioco anche i tagli. Basterebbe fare almeno uno, un taglio o due tagli per mantenere il contratto. Ora però, attenzione, la prima cosa da fare è questa. Attenzione che questi attacchi quegli attacchi di piccola, dove avete tante carte, sono sempre sospetti. Qui chi è stato basso è un'illusione ottica perché praticamente spera di fare le 13 prese, ma gli va male perché este può prendere con re di fiori, ritorna a fiori e va sotto perché paga le prime due prese. No, in questa mano si prende con l'asso fiori. E vi faccio vedere subito come si fanno le 12 prese. Date per scontato che pagherete una presa a fiori. Ora qui si gioca l'asso di fiori e senza incassare, anche perché non è necessario, anzi è importante non farlo. Si taglia una piccola. Bene, fatto questo siete già al buon punto. Ora andate pure al morto, che visto che avete tutte le picche più alte al morto, e tagliate ancora una piccola cuore. Naturalmente la tagliate cuore per evitare disgrazie. Adesso battetele tutte e quattro, toglietele tutte. Il fatto che ci siano quattro tattoo sulla mano, la cosa non mi deve preoccupare affatto, perché controllate tutti i segni, le cuori sono ancora sotto controllo, le quadri anche, e a fiori vi manca solo il. Quindi continuate giocando. Ah, qui aspetta, qui non scarta cuori, se ne tiene per fare il piede, per mantenere fermo. Quindi diciamo che qui scarta fiori. Poi naturalmente scartate qua. Giocate anche l'ultima picche. Qui scatterà quasi, qui scatterà quasi. Bene, le ha tolte di mezzo tutte, adesso giocate i fiori. Andiamo a stare i fratelli di fiori, ma nulla di più. Vedete che non hanno più picche, possono prendere con i dei fiori, ma poi qualsiasi cosa giochino, sud è precario a tutte le prese. Il re di cuori non l'avete incassato, ma resta lì come sentinella contro gli eventuali cuori degli avversari.
Quindi adesso prenderà, vedi? E vedete, non avendo più, adesso giocherà 4, su telecamera tutte le prese. C'è un finale sia sì, senza più, praticamente avendo trovato le A2 4-1 gliele avete portate via tutte. Bene, passiamo a mano numero 8. Adesso le ultime mani sono quelle un po' più cattive. Adesso le mettiamo su di qua. Allora, Ovest apre un quadri. Nord dichiara passo. Est dichiara un pick, sud dichiara passo, ovest dichiara un senza, nord dichiara passo, est con 13 punti è normale che dichiara 3 secondi. Vediamo un po' questa mano, perché ripeto, sono mani che hanno fatto diverse vittime. Allora, diciamo che nord, pur essendoci stata l'apertura di un fiore, scusate, c'è stata l'apertura di un quadri, quindi è abbastanza normale per Nord attaccare di piccola fiori. Adesso qui attacco con la quarta perché molti attaccano con la quarta, ma se uno attacca con la più piccola va bene lo stesso. Adesso attenzione a questa mano qui. Che succede? Attacco piccola fiori, rispondiamo, subito mette il fante. Il dichiarante non, ovviamente non la può lisciare perché altrimenti perderebbe una presa, perché sud preso ritorna poi a fiori, quindi bisogna prendere una. Ora, qui è un po' l'abitudine, quella di giocare senza riflettere sulla mano globalmente. Ora qui è istintivo giocare picche, senza rendersi conto che questo gioco qui fra poco ci accorgeremo che non funziona bene. Noi passiamo la donna sul pen. E continua. Adesso noi magari stiamo bassi, cerchiamo di tagliare le comunicazioni, ma Nord continua a fiori. Vedete, adesso qui scarta, diciamo che qui sta quasi una cuori. Noi prendiamo e ci rendiamo conto adesso che se le picche non sono divise, cominciamo a soffrire e siamo nei guai, perché arriviamo a 8 prese. Proveremo ad affrancare una presa di quadri, però affrancare una presa di quadri, certo, troviamo le quadri di 3-3. Fatto sta che però prende Nord la mano, e quando Nord prende la mano si incassa dei fiori vincenti. Quindi vedete, questa strada qui era una strada perdente. Come si fa a fare questa mano? Allora la ricarico di nuovo. Se avete pazienza, qui vediamo un po'. Oh. Devo tornare indietro qui. Questo c'è questo problema qui che per andare indietro devo fare proprio carta per carta. Comunque non c'è paragone come si faceva meglio con l'altra. La questione è questa. Questa mano qui, prima di giocare il picco, tra poco ce la accorgeremo. Che c'è una cosa. Poi perché siete andati sotto in questa mano? Perché Lady Picche era messo male, perché le fiori non erano, le picche non erano divise, certamente, però c'erano le quadre divise. Allora, quando avete fatto la prima presa con la dama di fiori, ecco, in questo momento qui dovete immaginare la lunga di fiori, ce l'ha Nord. Quindi l'impasto di picche, se non lo fate adesso, lo fate dopo. Non è che vi complica la vita, perché lo farete dopo, quando sud probabilmente di fiori non ne ha più. E allora ecco, questo è il momento di fare colpo in bianco a quadri. Non si gioca picche, ma si gioca quadri. Vediamo cosa succede. Sud vince, insiste, poi liscia, lo prende, può continuare ancora a fiori. Vedete, non. Diciamo che qui scatta, noi prendiamo e facciamolo adesso lampare di picche. Ora che cosa succede? Che se sud prende, ma vedete che fiori non ne ha più. Adesso
Adesso molto probabilmente giocherà un quadri o cuori, diciamo che gioca quadri o potrebbe anche giocare cuori, mettiamo, torniamo indietro, speriamo che giochi cuori. Diciamo che come dite, il dichiaro adesso si gioca le fiche per vedere se sono divise. Non trova le fiche divise, certamente, però trova le quadri. E in questo caso qui si può dire che lui le chance se le prese tutte. Perché adesso vedete, non trovando le picche divise, però trovando le quadri divise, avendo fatto i colpi di ago prima, come dire, non cede più la presa a norme e quindi il suo contratto adesso è salvo trovando le quadri divise e riesce a mantenere il contratto. Quindi vedete che ci sono i tempi giusti. Certo, poi ci sono i gib che ha attaccato cuori, anche questo qui. Cuori è un attacco che dà più fastidio, sicuramente. Però poteva fare soltanto i gib questo attacco qui. Soltanto che però il gib ha questo vizietto di attaccare con la carta intermedia, che non si capisce bene che cosa voglia dire. Perché il compagno che ci ha dato, allora torniamo indietro, quando uno c'è l'attacco di piccola cuori, cioè se uno attacca con la piccola, allora tutto è normale, ma se uno attacca con l'intermedia, il povero sud che c'ha dama fante, mette il fante, il grande vince di asso, adesso fa la pass di picche. Sud prende, ma non ha la più pallida idea di chi abbia 10 di cuore. Bene, passiamo a mano numero 9. Stasera impieghiamo un po' di tempo in più per le mani, proprio perché sono un po' anche un po' imbranato in tutti i movimenti. Allora, vediamo un po'. Nord, dichiara Nord che apre un senza. Allora, un senza apre Nord. Est, chiara passo. Sud dichiara 3 senza. Vedete, è inutile stare lì a chi ha fatto castagno non avendo interesse per i nodi, perché diamo soltanto informazioni agli avversari. Dunque, è normalissimo da parte di Est, avendo dama fante 10 quindi, attaccare dama. Ecco, anche qui non bisogna commettere l'errore, un errore tecnico. Ragionateci sopra. Questo attacco di dama di cuori, che cosa vuole dire? Sicuramente non ha re, dama, fante, 10, 15. Non ha senso lisciare. Qui si corre il rischio che se uno liscia, quello che è capitato a qualcuno, quegli altri, Ovest, può prendere con il re, tornare Q di piccola cuori, e le cuori si affrancano tutte. Questa mano qui è la prima presa. Bisogna vincere con l'asso di cuori. Perché i casi sono due. Anzi, diciamo che sono tre. Se le cuori sono divise, va bene, loro più di 3 cuori non potranno fare perché sono 4-3. Una la vinco io e tre gli avversari. Ma se sono 5-2, vuol dire semplicemente che Ovest c'è il pezzo secondo. E il pezzo secondo, cioè il re secondo, in questo caso, o se lo tiene stretto, e allora il seme sarà bloccato, oppure lo butta via. Ma se butta via il re di cuori, attenzione, con l'8 al morto e con 9 terzi in mano farete ancora fermo. Guardate, se sull'asso di cuori, qui mette, come vedete, voi adesso potete benissimo giocare, supponiamo che giocate quadri, e gli avversari prendono, adesso vedete, supponiamo che aprete, vedete che il seme di cuori è bloccato, adesso se prende, gioca ancora cuori, no, o il suo compagno prende con il re, però il cuori non ne ha più. E se l'avesse buttato via sull'asso di cuori? Beh, se lo buttava via sull'asso di cuori, certo, il colore era sbloccato, ma Nord con 9 terzi di cuori avrebbe fatto ancora fermo. Perché vedete, se buttava via il re di cuori, adesso si poteva vincere con l'asso, giocare fante di cuori, 10 di cuori, però poi il 9 di cuori diventava vincente. E quindi dovete sempre stare attenti, vedete, lisciare questa mano qui era un errore tecnico. A volte bisogna vincere per bloccare il colore degli avversari. Mano numero 10.
Dunque, allora, questa mano, est dichiara passo, sud dichiara passo, ovest apre un picche, nord dichiara passo, est che si dichiara con le carte di est. Bene, se c'è qualcuno di voi gioca nella convenzione Drury, è fatta apposta soprattutto per chi gioca i nobili quinti di apertura. Dopo essere passati di mano, ecco, sull'apertura di un cuoio, di un picche, quinto, ecco, se voi avete una decina di punti con l'appoggio terzo o quarto, ecco che si fa la dichiarazione, la convenzione Drury, si dichiara due fiori per chi fa la semplice, chi la fa doppia farà due fiori con l'appoggio terzo, due quarti con l'appoggio quarto. Perché? Perché uno non può essere positivo dopo essere passato di mano, al massimo c'ha 10-11 punti, ed è proprio quello che dobbiamo dire al compagno. Se noi abbiamo l'appoggio terzo o quarto nel segno di apertura che è il quinto, con 6-7 punti diremo su un picche, diremo due picche, ma avendo una decina di punti si dichiara con quelle carte, si dichiara due fiori, che vuol dire appunto appoggio terzo con una decina di punti. Sì, avete 9, però fondamentalmente avendo due assi avete raccontato avete descritto la vostra mano al compagno, il quale se ha per caso ha aperto le gerive, è chiaro che corregge a due picche e la dichiarazione finisce a due picche. Questa convenzione è stata fatta proprio apposta per non punire il compagno che dovesse aver aperto terzo di mano con 10-11 punti. Ecco, perché qualche volta lo si fa, soprattutto avendo il seme nobile lungo. Adesso è chiaro che su due fiori, che vuol dire appoggio terzo, una decina di punti, ovest è autorizzato a dire quattro picche. E vediamo un po' l'attacco 3 di picche. Queste sono mani abbastanza tecniche, come si giocano queste mani. Vedete? Appena scende il morto, uno si mette le mani sui capelli perché sembra una schifezza, perché qui c'è da pagare sicuramente una quaglia, almeno una picche. Poi ci sono le fiori che non si sa dove metterle. Eppure qui la visione flash della mano è questa. Pagherete sicuramente una presa a quaglia. Dovete sperare che le picche siano divise tra i due. E quando le picche sono divise tra i due, diventa anche abbastanza facile adesso immaginare il piano di gioco, cioè quello di affrancare le cuori. Non è necessario fare la passa. Quindi qui si dice alla prima. Quando questa è lì alla prima. Supponiamo che tornino ancora quadri. Bene, ora si vince con l'asse. Battiamo asso e di picche. Ricordate che prima di procedere all'affrancamento del seme di cuore, per evitare disgrazie di subire eventualmente sul tagli, togliamo di mezzo le a tu pericolose degli avversari. Le picche devono essere divise tra i due. Bene, ora ne è rimasta solo una in giro, il fante di picche che è vincente, e di quello non ci occupiamo più. Adesso proviamo ad affrancare. Se le cuori sono 3-3 abbiamo già vinto. Se dovesse cadere la dama di cuori secca o seconda, va bene. Ma facciamo che anche se i cuori sono 4-2, la via del gioco non è difficile. Cuori e la tagliata. Se voi subite un sultaglio, non mi compromette nulla. Sultaglio con la lora tu vincente. Credo che anche in questo caso qui, se Nord sultaglia e dovesse giocare qualsiasi altra cosa, mettiamo qua, la potete tagliare molto ad affrancare la quinta cuore. Diciamo che qui in questo molti non hanno tagliato, hanno lisciato. Benissimo, adesso tagliate la qua. Giocate ancora a cuore e affrancate la quinta cuore. Perché anche in questo caso, se ti sultaglia, su taglia con la sua due vincente. Fatto sta che la quinta cuore è diventata vincente e avete l'asso di fiori di ingresso al morto. Qui che vi su taglio o meno è rilevante, diciamo che qui non su taglia, voi andate al morto con l'asso di fiori. Incastrate il fante di cuori, vi scartate eventualmente e scartate la fiori. Come vedete. Se questa presa viene lisciata, è la vostra decima presa. Se
se viene vinto dagli avversari, provvederai 10 di picche a fare la decima presa. Poi spagate con la fiori le 10 di picche e la vostra presa di 100. Ok, adesso arriviamo alle ultime due che sono quelle più complicate. In particolare la mano, questa è la mano complicatissima, fra poco vedremo. Allora, sud apro picche, ovest dichiara passo, nord dichiara due fiori, est dichiara passo, sud dichiara due quadri e nord, ecco, vedete adesso. Sud ha dichiarato di avere almeno 5 picche e 4 quadri, mentre nord è positivo. E adesso con quelle carte lì c'è chi gioca questa, chi gioca 3 picche che è assolutamente forzato, promette almeno un onore alto e sta invitando il compagno a proseguire con le picche. Anzi, lo sta forzando, sta dicendo guarda che sono molto forte. Questo è dovuto dal fatto che due fiori è già forzando a mano. Quindi i salti dopo forzando a mano devono avere un significato ben preciso sulla qualità delle A2 oppure per invitare il compagno ad andare dritto verso lo slam. Infatti adesso su tre picche, adesso su, ci sono quelli che si sono fermati a quattro picche, benissimo, altri invece che hanno proseguito con il speed fino ad arrivare. Praticamente adesso qui diciamo che sud ha dichiarato 3 senza, che era una frenata, passo a nord, dichiara 4 fiori, e sud dichiara finalmente 4 quadri, che ha il controllo, sono solo cubini, nord potrebbe dire 4 cuori, ma può anche chiedere gli assi, insomma alla fine si arriva che si gioca 6 picche, questo è il contatto. Vedremo che questo 6 picche è un pochino complicato. L'attacco di ovest e dama di fiori dove è la sequenza. Dunque, qui ci sono 5 prese di picche, 2 prese di cuori, arriviamo a 7, 2 prese di fiori sono 9 e 2 prese di quadri e sono 11. Da dove si fa, da dove tiriamo fuori la dodicesima presa? Dunque, qui la questione è questa. Sembra che ci siano due strade. Ora, una è quella di sperare che le quadri siano divise 3-3, oppure nel caso in cui siano 4-2, di tagliarsi eventualmente la quarta quadra. Solo che però questa questione qui, adesso, è questa che noi possiamo prendere a fiori, battere asso e di quadri e poi giocare quadri. Se le quadri sono 3-3 abbiamo vinto. Se non sono 3-3, siamo costretti a tagliare la quarta quadri con un onore, perché se la tagliamo con il 2 ci becchiamo sul taglio. E tutto questo funziona se le picche sono divise a 3-2. E se anche le picche invece sono divise 4-1, che si fa in questa mano? Perché questo è il problema, il dilemma di questa mano è questo. Quindi molti buoni giocatori potrebbero andare sotto. Eppure fra poco ci accorgeremo che c'è una strada che forse leggermente migliore di quella di trovare, di puntare sulle quadre divise o sulle picche divise. E ve la faccio vedere subito. Guardate, voi ragionateci un po' su. È difficile che l'attacco venga da dama seconda, diciamo una cosa del genere. Sì, può capitare qualche volta, ma è molto più facile accreditare a ovest qualcosa come tipo dama fante 10, dama fante 9, cioè una sequenza di questo genere qui. Quindi qui adesso immaginare se c'è uno che conta a fiori è più facile che sia est che non ovest. Ora vediamo qual è l'ostacolo in questa mano, cosa verrebbe istintivo a giocare a questa mano. Fatta la presa a fiori, continuate, vediamo un po' che cosa se prendete con l'asso. E giocate un altro giro di e la tagliate qua. Ecco, se vi passa questo giro qui, tutto il resto verrà in discesa. Perché fatta questa presa qui, avete superato praticamente quasi tutte le montagne. Perché adesso il problema, fatta questa presa qui, è tutta quanta la discesa. Ora dovete incassare.
andate a morto con l'asso. Vedete che non ho battuto neanche giro di alcune. E giocate piccola quadri. Perché ho fatto questa operazione? Perché nell'eventualità che Est dovesse tagliare a quadri, taglia la catena, non si taglia l'onore. Qui invece rispondo, noi possiamo chiedere. Beh, fatto questo, il contratto non lo potete più perdere. Perché adesso giocate ancora cuori. Tagliate anche la cuori. Vedete, ancora non ho battuto neanche un giro di più. E adesso potete reclamare le rimanenti prese. Perché vedete, adesso potete. Sì, un giro di attore potevate anche fare, potete fare un giro di mano, vedete? Oppure uno di mano, uno dal morto. Non vi ho fatto battere neanche un giro di attore, proprio perché per farvi vedere come la cosa stava quasi spericolata. Invece, guardate, adesso vi tagliate l'altra fiore e avete fatto 12 prese. Vedete che questa mano, che adesso date la presa all'avversario, ma l'asso di attore la vostra dodicesima presa. Certo, questa strada qui, quella di tagliarsi la terza a cuori e di tagliarsi la terza a fiori, erano, diciamo, secondo me, le strade più brevi e sicuramente migliori che non quella di trovare le quadri divise 3-3 oppure le picche divise. Quindi, questa mano qui. Ma ultima mano del torneo, la dodicesima, vediamo un po' qui. Bene, questa qui è una mano un po' particolare. Allora, vediamo. Ovest dichiara passo, nord dichiara passo, e qui ci sono molti che hanno deciso di aprire due fiori, c'è chi invece ha aperto due fiori. A me due fiori con queste carte non è che piaccia molto. Certo che uno dice, ma la mano è forte, molto forte. Se fosse, se il seme di fiori fosse stato a cuori o a picche, sarebbe stato anche abbastanza naturale. Perché ponetevi sempre la domanda, quando uno apre due fiori, è che dopo propone di giocare la manche da qualche parte, perché dovete fare due fiori forzando a manche. E dove la proponete? A fiori. È lunga la strada per fare cinque fiori. Certo. Cioè, di mezzo c'è ancora la possibilità di giocare tre senza, cosa del genere. Però distinguete quando avete un palo lungo, nobile, da quando invece l'avete minore. Perché quando l'avete minore potete fare sempre bel re, soprattutto se avete un nobile quarto a fianco. Quindi, con quelle carte si apre un fiore. Io preferisco l'apertura di un fiore. Certo, quello dice, ma può capitare un fiore passo passo passo. State tranquilli che se la dichiarazione va un fiore passo passo passo, difficilmente avevate mai. Quindi su un fiore, sud dice passo, ovest dichiara un cuori, nord dichiara passo. Ora con quelle carte lì potete fare il vostro bel re. Questo si chiama fiore verone. E con questo, facendo questa dichiarazione promettete 18 punti, con almeno 5 fiori e 4 picche. Quindi adesso sud dichiara passo, e adesso qui dipende dalle varie. Attenzione, sul rever, se uno dichiara quattro picche, vuol dire che ha sì, la forza sufficiente per giocare manche. Ricordate che in questo caso tre picche non è invitante a fronte del reverone. Tre picche vuol dire ho qualcosa di più di quattro picche. Infatti, quelli che hanno dichiarato quattro picche hanno giocato quattro picche. Se uno ne dichiara tre, non è difficile. Parte di est, immaginare anche, visto che sta invitando ad andare avanti, è abbastanza normale per parte di est, diciamo, fare il tentativo e poi eventualmente andare a slam. Ci sono di quelli che vediamo come si giocano queste sei picche. Una mano un po' particolare, perché ci sono diverse varianti. Tutto dipende un po' anche dall'attacco. Speriamo che sud attacchi, visto che non ha la forza per poter fare un attacco aggressivo. Vediamo un po' questa mano come va giocata. Io adesso ve la faccio vedere. Va. Sud vince le picche. Ora, attenzione, apparentemente sembra che,
Se le fiori non sono tre, basterebbe tagliarne una e quella la si può fare e le affreghiamo tutte. Ma c'è un problema però, anche facendo, affrancando la fiori, tagliandone una, affrancando le fiori, voi fate quattro picche, cinque fiori, più un taglio, sei, un lasso di vari, ma finisce che poi dovete sperare che lei di quadri sia messo bene. Perché qui avete anche le perdenti di quadri. Come si gioca questa mano? Ecco, questa mano qui si gioca subito piccola qua. Fatta la presa a picchi, si gioca più qua, sperando che la dama faccia questo. Se la dama fa presa, tra poco vedremo che è tutto in discesa. Ma speriamo che Nord vinca e non torni, è già la cosa, e speriamo che torni, mettiamo torni qua, visto che c'è la sopra dei 10. Voi vincete con questo. Adesso è venuto il momento di giocare. Attenzione, si gioca re di fiori e si butta via una qua di più. Prima di tagliarvi la fiori, però, dovete fare questa operazione qui. Tagliate. Ora venite in mano. Dovete sperare che il picco si finisce 3-2. Ed è così, voi fate la presa, è rimasta ancora una. Adesso tagliate i fiori con l'asso di atù, così non potete prendere sul taglio. Tagliate la cuore, qui tagliate con la picco. Adesso battete il fante di picco e poi reclamate tutte le altre prese. Dice, torniamo un attimo indietro perché sembra che abbiano fatto un controgioco favorevole. Non è neanche che abbiano fatto un controgioco favorevole. Vediamo, Nord poteva, dopo aver fatto la presa di re di quadri, per esempio, giocare cuori. Se avesse giocato cuori, che cosa succede? Nulla. Adesso l'avete. Poteva giocare a tu oppure giocare cuori. E noi fra poco vediamo, vedremo. Qui bisogna anticipare quadri e tagliarsi a notte una quadri e poi eventualmente tagliarsi un fiori per affrancarle. Dunque, vediamo un po'. Allora, siamo arrivati a questo punto qui. Abbiamo dato piccola quadri per la donna, per teniamo indietro ancora. Che lungo, che non poter caricare tutto in un colpo solo. Proprio per andare indietro carta per carta. Allora, tra poco siamo arrivati. Voglio arrivare al momento in cui ho giocato, cioè praticamente alla seconda presa, io ho giocato quadri verso piccola quadri verso la donna. Ecco, ho giocato piccola quadri verso la donna e Nord ha preso il re. E la vediamo tra un attimo. Ecco, se Nord, fatta questa presa, dovesse giocare per esempio, che so, l'asso di cuori, per accorciarci, vabbè, tagliamo. Adesso, come prima, facciamo asso di fiori. Re di fiori. E qui punta via una quadri. Vedete che la cosa non ci ha creato grossi problemi. Adesso giriamo ancora asso di quadri. Tagliamo la quadri. Ora, che succede adesso questa mano qui? Perché abbiamo fatto questo errore, però adesso fa paura se troviamo che siamo andati sotto in questa mano, perché non era questa la strada migliore. Adesso la vediamo subito. Che cosa bisogna fare? Se stiamo vedendo l'eventualità che Nord giochi l'asso di cuori. E noi ci troviamo praticamente anche qui.
scusatemi, è lunga la. Carlo, ma ci Vedo dobbiamo Vanni è sentire, tu caricato stai le mani in modo praticando. diverso. Se il sistema sul mio computer. Allora, qui torno ancora indietro. Voglio, il momento in cui il Nord, fatta la presa con il re di Quadri, dovesse giocare fuori. Vediamo qual è la strada. Ecco, questo qui è il momento cruciale. Nord ha preso con l'asso con la Quadri e adesso ha giocato fuori. Ora che si fa? Come abbiamo detto, si gioca l'asso di fiori. Si gioca anche Re di Fiori e qui si butta via l'acqua e fino a qui ci siamo. Ora però attenzione, non si fa come prima asso di quadri e quadri taglio, perché la questione è questa, avendomi già accorciato io non ho più gli ingressi in mano, adesso mi devo tagliare la fiori. Ora se per caso il nord dovesse tagliare noi la tagliamo con l'asso, se per caso no qui scarta noi tagliamo al morto di piccola. Diciamo che qui su scarta e noi tagliamo con la piccola vite. Vedete che le fiori sono tutte pronte, no? Ora che ho affrancato le fiori, devo procedere a tagliarmi la quadri. Il fatto che mi abbiano accorciato in mano, la cosa non cambia nulla. Adesso finalmente mi taglio la quadri, faccio l'asso di quadri, e quadri la taglio con l'asso di agu. Le fiori io so che sono già tutte buone, adesso batto le a due. Quindi batto dama di picche, infante di picche e poi reclamo tutte le rimanenti picche perché sono tutte fiorite. E adesso ho tutte le fiori franche. Va bene, e siamo arrivati alla fine. È stata un po' una faticaccia per caricare le mani e per spiegare, però questo è il BBO di oggi, è questo, e bisogna abituarsi a Carlo, se questo vuoi momento. possiamo fare meno mani, che ti Va stanchi di bene, meno. vi ringrazio, io mi eserciterò, cercherò di essere più veloce per il futuro. No, Va bene. grazie a Ciao a te, tutti, Carlo. allora, Ciao a arrivederci. tutti, Ciao ciao, ciao, Rossi. buonanotte, ciao a tutti. Ciao. Ciao, Carlo, grazie. Ciao. Ciao.